Alessandro Ravegna, scrittore, autore di grandi bestseller. L'ultimo libro appena uscito, fresco di stampa, si intitola Leopardi, l'arte di essere fragili, come può salvarti la vita. Ma scusa, perché quello sfigato di Leopardi può salvarti la vita? Allora, sei partito proprio dalla provocazione che fanno i miei alunni quando cominciamo Leopardi. Si aspettano che si tratti di un giovane sfortunato, tutto gobba e pessimismo, ma io nell'esperienza di questi anni, sin da quando l'ho incontrato per la prima volta in classe grazie al mio professore e poi nell'esperienza di insegnante, quello che vedo è un effetto paradossale, che proprio l'uomo che abbiamo caricato per decenni di scuola di pessimismo in tre fasi, dal soggettivo al cosmico, poi in realtà negli occhi, nel cuore, nella testa dei ragazzi ha un effetto esattamente contrario. Quindi il primo poeta a cui loro si aggrappano, ed è quello che è successo a me, perché riesce a dire la verità, non ti nasconde l'ombra che c'è nella vita di tutti i giorni, ma non rinuncia a questa sete di infinito che gli era fitta nel cuore e a cui non ha rinunciato fino alla fine. La ginestra, il grande finale, il grande testamento di Leopardi è proprio la sintesi, questo fiore che in mezzo al deserto, cioè in mezzo alla lava del Vesuvio, continua a fiorire nonostante tutto, quindi non una fragilità come autocommiserazione, ma come sfida per riuscire a creare bellezza anche quando la fragilità potrebbe diventare un alibi. Senti, queste cose le dirai anche a teatro dal 15 novembre, di che si tratta? È un'esperienza nuova questa? È un'esperienza nuova e sarà bellissimo, io sono... Non è uno spettacolo, lo chiamo racconto teatrale. Quello che voglio fare è portare questa storia bellissima di Leopardi a più gente possibile, quindi sarà una lezione scolastica senza mura e senza interrogazioni, in cui ci sarà solo la gioia di condividere insieme questa cosa bella che ho scoperto e che voglio raccontare a tanti. Quindi sarà un racconto, ogni serata sarà diversa dall'altra, in ogni città dirò cose diverse, perché quello che mi interessa è la scuola come io la sogno, e quindi vorrei riprodurre un Leopardi così come sogno che si possa insegnare a scuola.